presente solo per farvi notare e ti prego di mettere ai voti, questa volta senza nessuna proposta perché è un vostro errore, il primo capo, in questo caso il numero 2, variazione al bilancio, lo dovreste mettere in votazione dopo aver votato la rettifica a questa variazione, perché se non fate prima la rettifica a questo capo la variazione non la potete fare. Questo è solo per fare probabilmente presente come portate le carte e come le leggete. E visto che c'è il nostro assessore ad interim, l'avvocato Pasquale Fuscio, esperto di ragioneria, sarebbe il caso di votare prima la ratifica della variazione e poi votare la variazione. Quindi vi chiedo di votare questa inversione dell'ordine del giorno. Grazie. Per la proposta del consigliere Salma di un primo ordine del giorno, cioè lui dice, allora, c'è un po' di inversione del capo dell'ordine del giorno, la ratifica del numero di giunta popolare numero 70 del 6 giugno 2018, variazione del bilancio di divisione finanziaria 2018-2020, anche con l'utilizzo di cui accantonato il risultato di un'assessione dell'esercizio 2017, da dotarsi di legge, cioè lui dice di dare di lettere ai voti prima la ratifica di delibera e poi la variazione, in divertire l'ordine del giorno. Quindi io metto ai voti una proposta così come fatta dal consigliere Salma di inversione del capo 3 al posto del capo 1 all'ordine del giorno. Chi resta seduto approva, chi si alza ancora approva. Approvata l'unanimità. Allora passiamo quindi al secondo capo all'ordine del giorno. Ratifica delibera di giunta comunale numero 70 del 6-7-18, la relazione al bilancio di divisione finanziaria 2018-2020, anche con l'utilizzo di quota accantonata del risultato dell'amministrazione dell'esercizio finanziario 2017, da adottarsi in via d'urgenza. Chi resta seduto a prova per dichiarazione di voto, il consigliere Salma. Volevo semplicemente far presente per le prossime volte, così magari riuscirete a lavorare meglio visto che avete cambiato l'assessore, che le ratifiche di giunta delle variazioni al bilancio vanno approvate entro 60 giorni. Ci siete riusciti per il rotto della cuffia facendo una variazione su una quota di accantonamento non prevista perché non la potete spendere come abbiamo fatto presente nello scorso consiglio comunale, e questa è stata fatta in via d'urgenza, una rettifica in via d'urgenza, perché cari amministratori non siete stati capaci insieme al dirigente di prevedere l'aumento del contratto dei lavoratori dipendenti. La cosa basilare in un bilancio, la prima cosa, si va a vedere la voce spese per i dipendenti. Voi siete stati costretti a fare una variazione di bilancio nel mese di giugno usando una quota di accantonamento che non potete spendere per la ratifica del contratto dei dipendenti. Due sono le cose: o il dirigente è incapace o voi siete incapaci di dirigere il dirigente. Su questo non ci piove. Dopodiché, avendo ratificato questa, vi andrete chiaramente a provare anche la variazione, che giustamente date ormai per letto, perché il sindaco ormai giustamente fa il sindaco, fa l'assessore bilancio, ci manca qualche altra delega, perché le deleghe al momento non le sappiamo, non ci sono le deleghe. Salma, stai su generazione di tutto. Sono su generazione di tutto, è chiaro che sarebbe prego. Sto dicendo che non ci sono le deleghe, quindi non sappiamo con chi dobbiamo parlare. Il sindaco fa tutto lui, ci dice anche che dobbiamo dare per lettere le proposte, perché tanto lui le ha lette, e non ci stanno problemi, sappiamo che diciamo i tempi saranno tutta la casa per fare il cartuccio, però come le sta? Sono
cose che sto dicendo io, per esempio, non si arrabbi. Non è questo, ma si arrabbi, per se l'interazione di volo non si arrabbi, io voglio utilizzare, ma assolutamente, io posso utilizzare quello che voglio. Io pago quello che voglio, non ho nessun tipo di su questa ratifica, quindi su questa ratifica mi allontano, grazie. Allora, siamo sul punto 2, allora, dove c'è la ratifica del 35, non ha numero 70 del 6, 7, 18, chi resta sento approva, chi si alza non approva, approvata all'umanità dei presenti, 11 voti favori, è uscito tra l'altro il Consiglio di Stato. Passiamo al terzo punto. Terzo caso.